preannuncia una bella serata e abbiamo ospiti e colleghi significativi nella professione, ma direi non solo, e soprattutto vuole essere un po' un momento di riflessione su un tema tante volte affrontato, il rapporto fra immigrazione e comunicazione, ma come dire, cercando anche sguardi diversi e non scontati in qualche modo, ecco. E secondo me è importante in una serata dedicata al tema della comunicazione e dell'immigrazione così essere qui insieme tutti a festeggiare la liberazione di Mastro Giacomo e aggiungo a ricordare anche però l'assassinio del suo autista, perché questo signore si guadagnava da vivere facendo appunto l'autista a un giornalista e che ha lasciato la moglie con 4 figli. La moglie era incinta, come avrete letto sui giornali, ha perso il 5° figlio in seguito a un aborto spontaneo per la tragica notizia, e secondo me in questo momento appunto di festa per la categoria dei giornalisti, per l'opinione pubblica, ecco, domani tutti i giornali ovviamente daranno ampio risalto alla notizia. Secondo me è importante e significativo ricordare anche come dire, l'anonimo autista che però appunto per portare informazione, per consentire all'opinione pubblica di essere informati su una zona drammatica del mondo, appunto ha perso la vita. E mi sarei aspettato da Repubblica, io spero che lo faccia nelle prossime ore, nei prossimi giorni, forse per motivi di opportunità non è stato fatto, ma mi sarei aspettato da parte di Repubblica, come dire, un gesto di solidarietà o privato o pubblico nei confronti della famiglia dell'autista di Mastro Giacomo, perché insomma forse non è stato fatto appunto per non urtare le sensibilità dei rapitori. Penso e spero che appunto a questo, come dire, si provveda subito. Bene, io chiamerei subito l'assessore alla salute e comunicazione del Comune di Bologna, Giuseppe Paruolo, anche perché ci ha consentito di realizzare questo incontro in questa bellissima sala. Prego, assessore. Grazie Giorgio. Rubo pochi minuti per dare un saluto che vorrei davvero non fosse formale. Intanto mi associo a quello che hai già detto tu sulla liberazione del giornalista Mastro Giacomo, che ci porta, come dire, in una serata di grande attualità. Al tempo stesso credo sia bello, oltre a dare un saluto a nome mio e di tutto il Comune di Bologna e un convinto sostegno a questa iniziativa che ci aiuta a riflettere, e in generale tutte le iniziative che aiutano a riflettere sono utili, proprio perché forse non ce ne sono tantissime. E mi piace toccare tre elementi. Il primo è quello che ci sono delle vite in gioco. Ci sono delle vite in gioco nella notizia che hai appena ricordato, quella appunto di Mastro Giacomo e del suo autista. Ci sono delle vite in gioco nel caso di Ilaria Alpi, che innanzitutto era una persona, lei e le persone che collaboravano con lei, che è stata uccisa e che vorrei pensare, pensando a lei e tutti gli altri che come lei hanno dato la vita, oggi siamo freschi della commemorazione dell'assassinio di Marco Biagi, e siamo in una città che è stata segnata da moltissime, purtroppo, tragici eventi, in cui continua a esserci il dramma delle persone vicine, anche dal punto di vista familiare, amicale, le persone che amavano le persone che sono state uccise, che ci chiedono sostanzialmente, innanzitutto verità e giustizia. Ed è un qualcosa su cui dobbiamo assolutamente soffermarci a pensare che in tanti di questi casi verità e giustizia non possiamo dire che siano state ancora completamente fatte. Adesso non voglio fare la somma di tutto quello che tocca Bologna, però
dal volo Itavia di Ustica, dove per decenni sostanzialmente la verità non è venuta a galla, si può proprio dire, alla strage della stazione di Bologna, alle altre stragi che hanno riguardato, ai delitti dell'Uno Bianca, fino appunto ad altri tragici eventi. Ecco, anche nel caso di Ilaria Alpi siamo di fronte a un omicidio su cui non ci sono ancora le risposte che ci dovrebbero essere, o forse ci sono, ne parlavamo un attimo fa col Presidente, e non si ha il coraggio o la possibilità di dire che queste risposte ci sono e trarre le conseguenze che sarebbe giusto trarre. In questo senso non possiamo, come dire, ritrarci di fronte all'urgenza, che non è solo quella dei più vicini, dei familiari o delle persone che amavano e che volevano bene a Ilaria Alpi e a queste persone che sono morte, ma è di tutte le persone che sentono questo come un'esigenza importante del nostro essere comunità, che è quello di dire verità e giustizia sono elementi da cui non possiamo ritrarci. La seconda pennellata che mi piace ricordare, perché tutte le volte che vedo, mi capita di vedere i documentari, le riprese appunto che Ilaria Alpi ha girato, in particolare in Somalia, è evidente che veniamo proiettati, poi il tema di cui discuterete oggi, nel sud del mondo e in quello che è quanto riusciamo a tenere, ad avere l'attenzione a quello che succede lontano da noi, dove lontano da noi non è una questione semplicemente di chilometri, ma è una questione di distanza misurata in termini di denaro. Vorrei dirlo così, cioè le distanze si possono misurare in chilometri, ma le distanze si possono misurare anche in termini di denaro. Ognuno attinge alle sue esperienze, anch'io le mie piccole esperienze. Io ricordo due stati che ho passato a lavorare, a dare una mano, a fare quel poco che potevo, passando le vacanze in Ruanda, nei primi anni Ottanta, e come io ho vissuto in modo, devo dire onestamente, tragico quello che poi è successo nel momento in cui c'è stato il genocidio ruandese, e di come i giornali davano, o meglio non davano, la notizia, nel senso che uno doveva andare a scovare pubblicazioni strane, perché nonostante l'enormità di quello che stava accadendo, e che soltanto negli anni successivi, e anche grazie a qualche film, a qualche capace recupero insomma di quello che è accaduto, siamo riusciti a conoscere meglio, ma in quel momento, mentre quelle cose accadevano, la copertura giornalistica era assolutamente inadeguata, io credo, rispetto a quello che stava accadendo. Dico questo non perché quello sia l'elemento, ma semplicemente perché Ilaria Alpi stava facendo in Somalia un lavoro importante, un lavoro che avrebbe meritato non soltanto a noi di guardare oggi per ricordare lei quei documentari, ma davvero sarebbe stato importante che molte più persone avessero avuto la possibilità di vederli e li avessero visti, e su questo è un altro elemento che credo possiamo provare a fare una riflessione. Il terzo e ultimo accenno, e poi ho finito rapidissimamente questo saluto, forse non troppo rapidissimamente, mi segnala Giorgio, è quello davvero del tema comunicazione e giornalismo. Possiamo ricordare Ilaria Alpi, Marco Biagi e tutti gli altri, lo dico guardando al mondo dell'informazione come un complemento, un fondamento importante della nostra democrazia, e lo dico parlando come amministratore e nella coscienza che anche chi amministra, i politici sono un altro elemento importante della nostra democrazia. Ricordare Marco Biagi senza cercare di farci anche l'esame di coscienza per capire quali sono le cose da cambiare nella politica, per cercare di dare delle risposte vere ai cittadini, credo che sia un modo non pieno di onorare quella memoria. Ricordare Ilaria Alpi senza farsi delle domande su come deve andare il giornalismo, quali cose possono e devono cambiare per dare davvero, in un contesto che sta mutando, in cui il problema forse non è tanto quello di fare informazione, ma è quello che l'informazione possa competere in questo overdose di informazione, in modo tale da raggiungere le persone e riuscire a comunicare quello che è importante. Ecco, in questo io credo un senso di profonda riflessione che questi tipi di iniziative ci inducono, credo sia importante per fare politica, credo sia importante per fare comunicazione. Grazie e buon lavoro. Grazie all'assessore Giuseppe Parvolo, che ha ricordato, come dire, l'esigenza di verità e giustizia sulla drammatica vicenda di Ilaria Alpi, e l'impegno per la verità e la giustizia di Ilaria Alpi
è la condizione, anche la precondizione con la quale è nato il premio giornalistico Ilaria Alpi, premio che ha sempre avuto il sostegno forte e convinto dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna. Io chiamerei il presidente Gerardo Bombonato per un saluto. L'ordine appunto non è solo deontologia e rimproveri ai colleghi, ma è anche e soprattutto formazione e momenti di riflessione come questo. Prego. Noi li chiamiamo di volta in volta clandestini, extracomunitari, vucumpra, quando va bene immigrati. Sono parole che sentiamo quotidianamente in TV e che leggiamo sui giornali. Però l'effetto che danno è sempre quello di una negatività. Sono parole che anche nell'uso comune sono diventate piuttosto dequalificanti e che ci dispongono già con una certa dose di prevenzione o di pregiudizio. Ma c'è qualcuno che sa dire qual è il reato di chi fugge dalla fame, dalla guerra o dalle catastrofi naturali? Ogni anno, ho preso dei dati di un'inchiesta di Der Spiegel, ogni anno milioni di persone cercano con ogni mezzo di raggiungere le regioni più ricche del pianeta. Nel 2006 almeno 11.000 africani sono riusciti ad arrivare in Europa attraverso le Canarie. Nel 2005 c'erano 191 milioni di immigrati nel mondo e circa 64 milioni vivono in Europa. Si calcola, almeno gli esperti così dicono, che nel 2020 anche le città italiane saranno città plurali, perché il 15-20% della popolazione sarà fatta composta da immigrati. Quindi un processo di trasformazione demografica dovuto a una massiccia immigrazione proveniente soprattutto da questi paesi poveri. Che piaccia o non piaccia, questo è il nostro futuro e ci dobbiamo attrezzare. Materialmente, certo, soddisfacendo ai bisogni e dando dei servizi, ma io credo anche culturalmente, e i mass media, i giornalisti devono fare la loro parte, perché troppo spesso questo fenomeno dell'immigrazione, si capisce quante disparità crei, lo si capisce guardando il terzo mondo, ma molto spesso facciamo finta di niente invece in casa nostra. E pretendiamo di pianificare dei flussi migratori senza creare gli strumenti per l'integrazione sociale. Il primo esempio che mi viene in mente, il più paradossale, è quello che nelle nostre scuole aumentano i bambini migranti. E noi come reagiamo? Cosa facciamo? Tagliamo i fondi per l'educazione, tagliamo gli insegnanti di sostegno, tagliamo il tempo pieno. Se questa è la risposta, sicuramente siamo sulla strada sbagliata. E poi quindi non ci dobbiamo stupire se poi vediamo in TV le immagini delle periferie di Parigi che bruciano. Certo, la Francia, l'Italia non è la Francia, però si stanno ricreando anche qui tutte quelle condizioni di disagio, di diffidenza, di paura, di insicurezza, di insofferenza per i nostri simili. Una vera bomba sociale che sta dietro questo muro di emarginazione. Cosa possono fare i giornalisti? Intanto con delle cose che non costano nulla se non una piccola riflessione prima di scrivere, e cioè direi di cominciare dal linguaggio, da quelle parole che ho citato all'inizio, e quelle parole sono impronte, lasciano il segno. Quindi i giornalisti potrebbero cercare di essere, ed è uno sforzo personale, non è certo questione del direttore che te lo impone, di essere meno generici, meno superficiali, lasciare da parte i luoghi comuni quando si parla di immigrazione. In sostanza bisognerebbe dare voce a chi non ce l'ha, perché l'informazione di oggi rende, a parte l'attività del premio Ilaria Alpi, rende invisibili le periferie fatte dai immigrati, ma anche le periferie, le nostre periferie, i nostri luoghi di emarginazione. Quanta parte della società non ha assolutamente voce? E quindi, grazie a Ilaria Alpi, che da 13 anni, con un premio che ormai ha raggiunto un'importanza direi anche a livello europeo, grazie a Ilaria Alpi perché ogni anno con il suo premio, ma con tutte le iniziative collaterali
che svolge riaccende i riflettori su queste periferie del mondo, costringendoci a delle riflessioni che non rischierebbero di restare marginali o lettera morta. Ecco, l'Ordine dei giornalisti, l'ha ricordato Giorgio prima, l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna è orgoglioso di essere praticamente da sempre partner dell'associazione e di appoggiarne le iniziative come quella di stasera e di domani. In un certo qual senso possiamo dire che l'Ordine gode di questa luce riflessa e quindi anche per questo lunga vita all'Italia, all'Ilaria Alpi. Grazie, grazie al Presidente Gerardo Bombonato che ricordava i 13 anni del premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi. Allora la parola al Presidente dell'Associazione Pasquale D'Alessio, che in 13 anni ha messo sui capelli bianchi, però insomma è sempre molto giovanile. Buonasera a tutti, io non aggiungo niente di più di quello che è stato detto così. Solo ricordare in questo momento che domani sono 13 anni dall'uccisione di Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Rovatin. Ricordare che abbiamo raccolto quest'idea di giornalismo, questo fare giornalismo, i contenuti del fare giornalismo di Ilaria, e l'abbiamo raccolto in una sera d'estate del 1994 in agosto, e ci è sembrato una storia, una testimonianza, un modo di vivere la professione di fare il giornalismo, che è così, una storia da continuare. Credo che non sia solo e non sia tanto un ricordo, credo che sia una testimonianza, la testimonianza per l'appunto di un modo di intendere il proprio mestiere in termini onesti, in termini umili, ma avendo a cuore la verità. Io credo che in questo momento sia anche giusto che a Roma Giorgio e Luciana Alpi possano sentire l'affetto, il bene, la solidarietà di questa sala. Domani per l'appunto saranno 13 anni da quella brutta data, da quel brutto giorno. A me desidero ringraziare a nome di tutta l'associazione Ilaria Alpi, il Comune di Bologna, ringraziare l'Ordine dei giornalisti che ci sta sempre vicino, e questo veramente così approfittiamo stasera per fare un sentito ringraziamento, un ringraziamento sincero. Ringraziare l'Università di Bologna e ringraziare gli amici, gli sponsor che ci hanno dato la possibilità anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, di essere presente qui a Bologna. Sono l'Unipol, la COP, la Lega COP, la Manuten COP e Redattore Sociale e Radio Città del Capo. Io vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio Giorgio e vi do l'appuntamento al prossimo incontro, alla edizione dell'anno prossimo del 2007 del premio Ilaria Alpi, tenendo presente che noi svolgiamo il premio da 13 anni, ma la nostra attività da 13 anni è anche quella di stare vicino a Giorgio e Luciana, di stare vicino a tutte le persone che amano la verità, che amano la giustizia, e al di là del premio, oltre al premio, noi andiamo avanti però anche per una strada ben precisa. Noi vogliamo sapere, vogliamo scoprire la verità. Siamo stati in Somalia l'anno scorso come premio Ilaria Alpi, saremo in Somalia sempre perché vogliamo che venga fuori la verità, la giustizia sul caso Ilaria Alpi. Grazie. Grazie Pasquale D'Alessio. Da ultimo, gli autori dello spettacolo che domani sera all'ITC Teatro San Lazzaro alle ore 21, il giornale a teatro, e il regista che è Gianluca Gerzi, giusto? Giusto, perfetto. Prego. Dunque, nello spettacolo diciamo che il mondo non c'è più, che leggendo i giornali delle volte sembra che il mondo sia ridotto a Iraq,
Iran, Afghanistan, che ci sono delle persone che scompaiono, delle condizioni di cui non si sa nulla, dei paesi, dei popoli che sembrano scomparsi dalla cartina del mondo. Parliamo di un giornalismo che seleziona, delle volte in maniera arbitraria, notizie e input, che si trasforma non in comunicazione, ma in ideologia della comunicazione, che decide la notizia che deve passare, quella che deve rimanere nell'archivio C, C come cestino nelle redazioni. Io penso che questa cosa c'entri molto con Informazione Migrante, perché come si diceva prima, esattamente come Vukumpra, Extracomunitario, sono nomi che non rendono giustizia alla presenza vicino a noi di questi compagni di strada, esattamente l'ignoranza su quello che nel mondo succede ci permette di non leggere dietro queste persone la realtà dei paesi da cui vengono, la realtà di condizioni umane. Questa è la prima cosa su cui ci è piaciuto riflettere. Altre due cose chiudo. Abbiamo molto pensato, io e i giornalisti, questo spettacolo, uno strano incontro tra teatranti innamorati di giornalismo e giornalisti innamorati di teatro. Cosa strana, ci siamo scambiati molto, ci abbiamo messo un anno a scriverlo perché i linguaggi non coincidevano all'inizio ed è stato interessante trovarlo. Una differenza fondamentale, aggiornamento e giornalismo, aggiornamento e informazione. Ci sembra che l'idea di informazione si sia ridotta ultimamente all'idea di aggiornamento. È chiaro che aggiornarsi è anche uno dei compiti dell'informazione, ma è anche vero, e lo riscontriamo tutte le volte che facciamo lo spettacolo in scuole medie superiori, in università, che sembra finita la capacità del giornalismo di fare informazione nel senso di poter formare in qualche maniera un modo di leggere il mondo, una coscienza capace di leggere il mondo. Questo ci preoccupa molto quando andiamo nelle superiori e ci accorgiamo che il giornale è sconosciuto, che l'unica forma di giornale conosciuta è la Free Press, quei giornali che a Milano si chiamano Leggo, Dico, in altre città hanno altri nomi, ma che sembrano in qualche maniera sostituire il ruolo anche storico del giornalismo come elemento di coscienza civile. Ultima cosa ancora. Quando parlo con i miei amici giornalisti sento una grossa crisi sulla professione. Sono persone che vivono anche con sofferenza il problema di come fare giornalismo e di come dargli senso oggi. Quando parlo con artisti sento un grande interesse sul giornalismo. Quando parlo con narratori come me, quando parlo con cineasti, quando parlo con romanzieri. Questo significa in qualche maniera che in questo momento in cui, e parlo da artista, gli immaginari artistici sono così usurati nella loro incapacità oramai di produrre finzione e metafora, dove la fiction appunto è diventata una branca dell'industria culturale così forte, il rapportarsi di nuovo alla realtà paradossalmente è un fatto di grande libertà che apre le teste, che scatena storie straordinarie, che in qualche maniera ridesta fantasie e immaginari. Questo è un punto che io penso che, soprattutto qui, in questo contesto in cui la maggioranza di persone non si occupano di teatro, ma si occupano di giornalismo, va ridato. All'interno della crisi anche del giornalismo e della professione va considerato il ruolo straordinario che comunque ha questo fatto e che dall'esterno viene letto e che ci permette ancora oggi di stare su questa trincea, sapendo che è una trincea fondamentale per la libertà del pensiero. Grazie. Io direi allora a questo punto di entrare nel vivo della serata invitando con un caloroso applauso, come si dice in questi casi, i nostri ospiti che sono David Sassoli, vice direttore del TG1, Giovanni Maria Bellu, inviato di Repubblica, Donatella Della Ratta, giornalista e mass mediologa, Genevieve Macaping, giornalista e direttrice della provincia cosentina, Luigi Pelazza, inviato delle Iene. Io, pensando un po' a questa serata, ho pensato, come dire, a come
ho affrontato il tema dell'immigrazione da cronista e sono arrivato a questa conclusione, che i giornalisti erano impreparati al fenomeno dell'immigrazione, ma perché il paese era impreparato a gestire il fenomeno dell'immigrazione. Da questo punto di vista i giornalisti sono sempre un po' speculari. E mi è venuto in mente alcune immagini di servizi che ho realizzato, scusate la citazione, ma però serve per rendere l'idea. La legge Martelli, l'occupazione la cessione agli immigrati di una chiesa sconsacrata, la chiesa di San Donato, che è qui in via Zamboni, successivamente l'occupazione di via del Pallone, lo sgombero di via del Pallone, l'occupazione della chiesa di San Petronio, la realizzazione dei primi centri per gli immigrati, l'occupazione di via Stalingrado. Adesso voi siete un po' giovani, non vi ricordate, ma c'è stata una querela lunghissima sull'occupazione dei palazzi di via Stalingrado, arrivando alla Turco Napolitano, che ha portato alla costituzione del CPT, e i primi cortei, le prime marce di protesta, e poi vabbè, la Bossi Fini eccetera, e poi arriviamo ad oggi in sostanza. No, per dire che anche questa città, che pure ha affrontato in maniera forte, energica, io ricordo quante discussioni provocò un manifesto dove c'era Imbeni che stringeva la mano a un extracomunitario di colore, perché qualcuno disse: ma la gente vede questo manifesto ed è indotta a venire a Bologna, e questo crea dei problemi alla città. Ecco, e d'altra parte però una città che comunque aveva bisogno di nuova gente, di nuova linfa, perché altrimenti questa, come del resto tutta l'Italia, è una città che invecchia, insomma, non, il ricambio non consente, come dire, la gestione dell'ordinario in sostanza. Io però volevo cominciare con Davide Sassoli, con anche questo, è un ricordo di circa 10 anni fa, un po' di più, arrivo degli albanesi, gli sbarchi, e molti di questi che venivano a intervistare dicevano: ma noi veniamo perché vediamo Rai 1 e quindi insomma... vediamo questo paese dove insomma si vincono i soldi con poca fatica, ci sono i Pippi Baudi, le ballerine, cose che ci sono ancora peraltro, insomma, niente di nuovo. Tanto è vero che ricordo che girava una battuta in Rai, che qualcuno diceva: se invece di Rai 1 avessero visto Rai 3, che è la rete più problematica, con i problemi sociali, le inchieste di Iacona, cioè molte sfighe, probabilmente sarebbe venuta, come dire, avremmo avuto un fenomeno immigratorio diverso, più lieve. Come dire, c'è un po' di mitologia o pensi che questa interpretazione possa avere anche un senso? E comunque, che tipo di responsabilità avvertite rispetto a questi temi? Prego. Buonasera. Beh, innanzitutto io 10 anni fa lavoravo a Rai 3, per cui probabilmente non ero, diciamo, tra coloro che hanno favorito l'esodo scomposto. No, c'è del vero, nel senso che rispetto alla percezione che tanti hanno della nostra ricchezza, naturalmente la televisione l'amplifica. E il fenomeno a cui tu ti riferivi, che fu prettamente nordafricano e albanese, e cioè di illegalmente guardare la televisione e costruirsi il miraggio della propria avventura, naturalmente è passato anche tramite la televisione. Io ricordo perfettamente nei primi viaggi che si facevano in Albania nel 1991, 92, 93, la quantità di parabole che cominciavano ad affluire in case assolutamente fatiscenti, perché c'era questa sensazione di voler conoscere un mondo che era a due passi da noi, che loro non conoscevano, ma che tremendamente sognavano. E all'origine anche di flussi migratori naturalmente c'è questa percezione, la percezione della terra promessa, della ricchezza, del fatto
perché si vive in povertà e al di là dell'Adriatico c'è qualcosa di diverso. Ma tutto questo resiste ancora, perché altrimenti spiegarsi i flussi che continuano a distanza di tanti anni? Anzi, noi abbiamo avuto un blackout televisivo negli ultimi anni, perché abbiamo poco raccontato quanta gente ha sognato o quanta gente è arrivata da noi, probabilmente per un malcelato senso della cronaca che diventa anche propaganda politica. La televisione spesso e volentieri ha raccontato poco quello che avveniva dalle coste africane in su, calcolando che tra le coste africane in su sono avvenute anche delle tragedie che non hanno trovato neppure citazione in parte della stampa italiana e della televisione. Considerare la cronaca al servizio della propaganda è una dei delitti che possiamo commettere, innanzitutto a noi stessi, perché è un modo assai bizzarro di considerare il giornalismo e nello stesso tempo di considerare il giornalismo figlio del potere. Ma in questi anni abbiamo conosciuto anche questo, abbiamo conosciuto anche una cronaca che si è fatta propaganda, e questo vale per gli immigrati così come vale per le ville, le rapine in villa nel nord d'Italia. Credo che se abbia senso ragionare su queste cose è per cercare di diffondere e di far maturare attorno a noi un senso profondamente diverso di questo mestiere. Grazie. Grazie, grazie. Io volevo coinvolgere Giovanni Maria Bellu, inviato di Repubblica, autore del libro I fantasmi di Porto Palo, che racconta, lo saprete, la tragedia del Natale 96, quando scomparve alla storia, ma non certo, come dire, ai familiari, ai parenti, agli amici, una nave affondata ad oltre 100 metri di profondità nel canale di Sicilia. Io però volevo parlare con Bellu anche di questa iniziativa di Repubblica, dove lui è coinvolto, che è Metropoli, e l'inserto domenicale di Repubblica, 10 centesimi, e che è una scommessa, perché in fondo affronta il tema dell'immigrazione, mi verrebbe a dire, non più come emergenza ma come una cosa normale, ecco. Perché per anni noi abbiamo parlato dell'emergenza immigrazione, non se ne poteva più, ecco. L'immigrazione è una cosa normale, il numero di domenica intitolava: senza l'accordo fra gli stati nessuno avrà la pensione, il diritto di voto e i permessi più lunghi, e in Italia il boom della musica etnica, cioè la quotidianità degli immigrati che vivono in Italia. Ecco, da questo punto di vista, cosa ci puoi dire di questa iniziativa editoriale? Ma secondo me Metropoli è la dimostrazione che la questione dell'immigrazione in Italia ha fatto proprio storicamente un passo in avanti, e il fatto che un editore, un grande editore industriale, faccia un'iniziativa del genere significa non che l'editore è buono, perché gli editori non sono buoni o cattivi, sono degli industriali dell'informazione. Significa che esiste uno spazio editoriale che un editore ha deciso di occupare per primo. Infatti è un giornale che si rivolge agli immigrati che hanno già raggiunto un certo livello di integrazione, che quindi parla poi dei problemi della vita quotidiana degli immigrati, parla della possibilità di aprire dei conti in banca, di ottenere dei mutui, di tutta
quello che riguarda la parte, come dire, amministrativa della vita quotidiana. Secondo me Metropoli dimostra questo, cioè è un indice alla stessa maniera in cui sono altrettanti indici di questa evoluzione, il numero crescente di imprese commerciali che sono gestite da stranieri, ecco, appartiene a questo, è un altro di questi fenomeni. Infatti penso che il problema non sia che la storia si evolve e indipendentemente anche dalla volontà dei governi ci sono dei processi che non sono arrestabili. Il problema è quanto chi governa appunto governa questi processi e non li subisce, non ne prende atto, ma in qualche modo li plasma. E alla stessa maniera, per quanto riguarda poi la società civile, noi cittadini, è come viviamo questo, cioè se lo viviamo in un continuo stato di difesa e di paura, adattandoci progressivamente a delle cose che subiamo, oppure invece lo viviamo come una fonte di arricchimento della nostra esperienza, della nostra cultura. Penso che questo sia l'approccio giusto. Penso che per un paese come l'Italia, che è un paese che fino a una ventina d'anni fa, ma anche tuttora, ha avuto dei fenomeni di razzismo interno, cioè di razzismo tra italiani, fino a non tanto tempo fa, sia un processo difficile e complicato. Oggi, prima di questa, e concludo, di questa iniziativa, ho incontrato degli studenti e dicevo questo, che noi, io sono sardo come si sente dall'accento oltre che dalla U alla fine del cognome, ma noi sardi, i meridionali in genere, abbiamo un motivo in più per essere grati agli immigrati, perché si sono frapposti tra noi e i razzisti della Lega, che fino al loro arrivo, sardi tornate nel Sardistan, se la prendevano con i meridionali e coi sardi. Questa è la situazione di questo paese. Sorprende effettivamente poi che ci siano delle forze politiche che hanno fatto delle alleanze politiche organiche con questi razzisti, cioè che personaggi come Borghezio possano circolare per questo paese, per dirla chiara. Bene. Grazie anche a Giovanni Mariabelli. Ecco, con Donatella Della Ratta spostiamo leggermente, come dire, l'obiettivo, nel senso che Donatella è giornalista, ma soprattutto è massmediologa, cioè ha studiato in sostanza come i media arabi vedono, come viene rappresentato un po' l'Occidente. Ecco, da questo punto di vista, se ci puoi dire, per quel che è possibile, insomma, come una rete come Al Jazeera, per esempio, racconta il fenomeno dell'immigrazione in Europa e in Italia in particolare. È doveroso che faccia innanzitutto un ringraziamento, perché sono particolarmente contenta di essere qui, perché ho preso il premio Lari Alpi nel 2000 come migliore autore televisivo under 30, adesso sono over 30, però quindi sono molto emozionata di essere qui, perché ecco, sono molto affezionata al premio Lari Alpi. Fra l'altro l'ho presi con un documentario sull'immigrazione, quindi perfettamente in tema. Adesso invece no, mi occupo da una decina d'anni dei problemi relativi ai mass media arabi. Al Jazeera è quello più famoso in Occidente per evidenti motivi, vabbè, però ce ne sono ormai 300 canali televisivi arabi che offrono di tutto, da reality show a videoclip a programmi religiosi, insomma un universo piuttosto vario. E la cosa curiosa è che adesso anche vengo da un dibattito all'Università di Lugano in Svizzera, dove appunto ci siamo messi tutti a ribadire, perché una domanda che fanno tutti spesso a chi si occupa di media arabi è come appunto Al Jazeera parla dell'Occidente o parla di questi problemi che coinvolgono anche noi.
E la prima cosa che bisogna sottolineare è che Al Jazeera non è un mass media nato per l'Occidente, Al Jazeera è una televisione araba, e come la televisione, come la RAI è nata per il pubblico italiano, Al Jazeera è nata per il pubblico arabo e panarabo, quindi la concentrazione maggiore, le preoccupazioni maggiori di Al Jazeera, il suo target è il popolo arabo, i parlanti arabo, la nazione araba, come vogliamo definire, ma non è l'Occidente, ecco. Che poi l'Occidente sia entrato in forte conflitto con Al Jazeera e Al Jazeera in forte conflitto con l'Occidente, o comunque il rapporto con l'Occidente, soprattutto dopo le cassette di Bin Laden, cioè quindi dopo l'11 settembre, quello è un altro conto. Però il centro della narrativa di Al Jazeera non è affatto l'Occidente. Al Jazeera quindi è uno dei media dei migranti di cui ci stiamo occupando stasera, uno dei media di quell'altro mondo che così poco conosciamo e che così tanto vorremmo conoscere, anche se poi spesso cerchiamo di conoscerlo con strumenti un po' approssimativi e superficiali. Al Jazeera, nello specifico, appunto, se vogliamo parlare di Al Jazeera e non delle altre televisioni arabe, tutte 300, come dire, abbiamo difficoltà di è molto difficile, però quello che c'è da dire è Al Jazeera è una all news esattamente come la CNN, la BBC, cioè funziona con lo stesso modulo produttivo, la stessa logica, eccetera, e quindi se CNN e BBC e le altre all news battono sui tasti caldi di Iraq, Afghanistan, Palestina, Israele, eccetera, dovete immaginarvi che Al Jazeera fa la stessa cosa, cioè le headlines, quelle che sono le notizie che fanno breaking news, eccetera, sono sempre quelle di un interesse, come posso dire, globale. È ovvio che poi in questo caso, trattandosi di una televisione araba e trattandosi di conflitti che purtroppo principalmente coinvolgono il Medio Oriente, sono non solo notizie di rilevanza globale, internazionale, ma anche, guarda caso, notizie di rilevanza locale, nello specifico. Per cui Al Jazeera è molto simile per quella parte che riguarda i notiziari alle all news che ho citato adesso. C'è da dire che però, avendo veramente una rete di corrispondenti in tutto il mondo, ci tengo a precisare che tutta la questione delle cassette in Afghanistan è stato anche perché Al Jazeera aveva messo un ufficio a Kabul già dal 96, cioè da quando era aperta, come l'aveva messo a Gerusalemme, che era una cosa, diciamo, piuttosto eclatante per una televisione araba, mettere un ufficio in Israele, nella parte, insomma, dello Stato nemico. Quindi aveva disseminato un po' giornalisti, uffici di corrispondenza in tutto il mondo, per cui anche oggi è una rete che è molto attenta a riferire di parti del mondo che, per esempio, qui non vengono riportate nelle notizie. Adesso ha aperto, per esempio, anche a Londra, però, mi sembra, no? No, Al Jazeera ha sempre avuto gli uffici a Londra, adesso ha aperto una rete in inglese addirittura, che infatti, quindi quella è più comprensibile alla maggior parte di voi anche, per cui noterete, chi l'ha vista noterà che l'attenzione alle notizie che vengono, non so, dallo Zimbabwe, dal Darfur, da posti che insomma qui non fanno tanta notizia, lì invece è piuttosto calcata, o quelle che loro chiamano human stories, cioè appunto non tanto notizie di breaking news, ma racconti contestualizzati di come vivono le popolazioni in certe determinate aree che a noi in questo momento non fanno una grossa notizia. Quindi per esempio la crisi del Darfur da Al Jazeera araba, non da quella inglese che non esisteva, è stata molto ben riportata. Per cui piuttosto che esserci degli spazi, voglio dire, relativi all'immigrazione, loro, ripeto, da una parte sono una televisione globale, di informazione globale, e quindi hanno le stesse priorità che ha la CNN, dall'altra però riportano moltissimo di queste zone che sono un po' dimenticate qui, soprattutto perché hanno una grandissima rete di corrispondenti e uffici, e perché negli ultimi anni la politica di Al Jazeera è stata, forse proprio per controbilanciare tutte le polemiche che ci sono state dopo l'11 settembre, è stata anche quella di raccontare, di andare anche molto verso le soft news, cioè notizie appunto di interesse umano, eccetera eccetera. Un'ultima cosa che vorrei dire è il problema che qui stiamo parlando di immigrazione, razzismo, eccetera eccetera. Rispetto alle televisioni arabe, ahimè, l'arabo è un po' diventato come era prima la persona di colore qualche anno fa, adesso è un po' bersagliato, è il terrorista per eccellenza, quindi è il personaggio sul quale poi si riflette molto del nostro razzismo. Io un invito a voi che studiate comunicazione, a voi che fate o che farete giornalisti, è quello di, l'abbiamo detto prima, informarsi, per esempio su questa questione del linguaggio. Allora io mi chiedo, com'è possibile che tutti i giornali e le televisioni italiani, ma non solo, però in Italia è abbastanza, c'è questo problema,
di sparare a zero quando una televisione araba usa certi termini, jihad, shahid, ormai li conosciamo tutti, senza parlare arabo. Ora, non è detto che i giornalisti debbano parlare arabo, per carità, però almeno siccome abbiamo una scuola orientalista... Già con l'italiano sono dei problemi. No, però dico, in Italia abbiamo Napoli e Venezia, che sono due delle principali università con una tradizione secolare. Ma perché a nessuno giornalista salta mai in mente di fare una telefonata a qualche professore di lingua che gli possa spiegare cosa vuol dire shahid? No, perché shahid è una parola martire tradotta. Sa, nelle poesie arabe, contemporanee anche, anche in casi tipo Romeo e Giulietta, come dire, di amore passionale fra un uomo e una donna. Quindi adesso io non faccio la linguista, anzi l'arabo l'ho iniziato a studiare molto dopo perché vengo da una formazione di mass mediologia, però dico che in Italia abbiamo fior fiori di scuole di arabo e di università e i nostri giornalisti dovrebbero avere il dovere, non conoscendo l'arabo, che per carità, ripeto, non è un must se uno vuole fare il giornalista, però almeno di telefonare a certe persone prima di scrivere degli articoli sparando a zero su dei termini che non possono giudicare perché non conoscono la lingua e i contesti in cui certi termini vengono utilizzati. Per cui c'è anche un po' di razzismo e di superficialità linguistica nei confronti appunto di questi media arabi. Grazie, grazie. Grazie. Mi viene in mente, adesso io non sono un biografo di Ilaria Alpi, ma mi pare di ricordare che lei vinse la selezione per giornalisti Rai anche perché conosceva l'arabo, ecco, e lo dico anche, come dire, a futura memoria dei presenti che hanno magari, perché è evidente che tutti magari arrivano con l'inglese ma con l'arabo non ci arriva nessuno in sostanza. Geneviève Macaping è nata in Camerun, ma ha una particolarità che, vabbè, abita in Italia da 20 anni, ma è direttore della provincia cosentina. Allora è un osservatorio estremamente privilegiato il suo, perché conosce pregi e difetti degli italiani sul tema che ci siamo dati questa sera. E da questo punto di vista io volevo un po' sentire da lei se gli italiani nel rapporto con lo straniero, sono uguali, sono diversi rispetto agli altri europei, che impressione hai da questo punto di vista? Buonasera a tutti, buonasera. E per me è un grande piacere, anche onore essere qui. E mai in vita mia, prima di rispondere, mi concede 2 minuti giusto per dire i miei sentimenti, no, assolutamente. E mai avrei pensato in vita mia di sedere in questo luogo così particolare dove alleggia il nome, la presenza di Ilaria Alpi e il suo compagno di viaggio e lavoro. Io ricordo che quando la uccisero mi arrabbiai tantissimo, mi arrabbiai tanto tanto con questi luoghi terzi del mondo, ma anche con l'Occidente. L'Occidente è molto bravo a nascondere la verità, a nascondere i suoi malefatti quando gli conviene, e il luogo terzo del mondo con coloro al potere altrettanto corrotti che aiutano quelli del primo a nascondere a vicenda, reciprocamente il proprio lerciume. Io sono molto dispiaciuta per la morte di questa giornalista, perché noi stiamo qui a interrogarci sul giornalismo, in particolar modo il giornalismo migrante, queste parole che, insomma, siamo in questo mondo, quindi bisogna pure utilizzare le parole che ci stanno sotto. Ilaria Alpi era una giornalista vera, questo lo dico dal mio modestissimo punto di vista, anche di fronte al direttore, vice direttore Sassoli, che certamente la conosceva meglio di me, ma parlo da esterna, per aver seguito i suoi reportage, per aver seguito e ascoltato le cose che lei diceva.
L'Italia, torniamo all'Italia, l'Italia è molto nuovo come paese al fenomeno della migrazione, perché noi rappresentiamo un po' la prima ondata, chiamiamola così, quelli di 25 anni fa, no? Che per la storia non è proprio niente, per la storia della migrazione rispetto alla Francia, alla, alla Germania, al Regno Unito. Qualcuno mi dirà, sì, va bene, i francesi, gli inglesi sono stati dei grandi colonizzatori, e io ribadisco, beh, lo sono anche tuttora, insomma, no? Quindi anche il modo di rappresentare questi migranti è totalmente diverso. L'Italia un difetto ce l'ha, ed è un difetto che, sul quale si potrebbe anche lavorare, quello che lo sottolineava l'epoca, anzi, no? Questo del soffrire di una malattia brutta che si chiama esteriofilia, no? Attraverso le parole. Le parole, mi insegnava il mio professore di antropologia culturale Cesare Pitto, le parole sono pietre. Le parole uccidono prima ancora della spada, le parole uccidono prima del fucile, perché, e lo dico facendomi forte del fatto che io vivo e dirigo un giornale che è un quotidiano italiano, non è un quotidiano dei migrati. È un giornale italianissimo, cioè avrebbe potuto essere il direttore Sassoli a dirigere piuttosto che lei, se vogliamo cercare gli autoctoni, no? Così, guardandoci in faccia e selezionando per colore, mettiamola così. Lo dico a maggior ragione perché il linguaggio, le parole sono importanti, ancora più importanti quando è un giornalista, e il giornalista, almeno per come intendo io, reporter, è una persona che deve riportare all'altra persona, quello, all'altra persona, una collettività intera, quello che ha visto, sentito, e non può in alcun modo riportarlo secondo il proprio punto di vista. Ecco anche qui la formazione dei giornalisti, e voi come ordine dei giornalisti dovreste stare molto vicino alle scuole di formazione di questi nostri nuovi giornalisti per vegliare su che tipo di materiale viene dato a questi ragazzi, che cosa imparano, cioè che cosa fanno. E poi aggiungo, vivendo una regione come la mia, la Calabria per intenderci, dove no, passiamo per essere delle persone, quelli che non parlano moltissimo, insomma, no? Cioè, nel senso che noi siamo omertosi. In quella realtà penso di essere stata una giornalista che un po' ha spezzato questa regola, premettendo che io sono di etnia Bamileke del Camerun, e i Bamileke, per chi li conosce, è gente che parla a bassissima voce, con i tempi lenti. Ebbene, in Italia io parlo, grido, corro, cioè sono diventato, cioè mi avete trasformato, non è una buona trasformazione, insomma, anche questo fa parte della integrazione. E dicevo della importanza delle parole, bisogna sceglierle, tanto più la parola rappresenta, la parola è. La parola non significa, non vuole, la parola è. E da calabrese vi faccio un esempio. Se decidiamo, fossimo, ammettiamo di essere qui, no? La cupola dei mafiosi indranghetisti, no? E decidiamo che dobbiamo fare fuori, qualcuno leva pure il dito, questo qua vestito di rosso, no? Bene, allora, se la nostra cupola, no, lei è la capo della cupola, attraverso, no, cioè, non moltissime parole, no? Alcuni gesti, stabiliamo che, beh,
lui, perché lui è il cattivo, no? L'esecutore, è quello che deve andare a compiere questa cosa qua. Ebbene, la persona, lui, non è uccisa nel momento in cui la pistola spara, è stata uccisa già da prima, cioè da quando noi cupola abbiamo deciso. Un esempio, diciamo così, mastodontico per tornare alla informazione migrante, e cioè l'altro non è extracomunitario, perché l'extra significa c'è un comunitario per eccellenza. L'altro non è tutte queste parole, concetti stereotipati che non aiutano al migrante per niente, e peggio fa all'autoctono, che lo legittima a continuare a stare e a marcire nella propria ignoranza. In questo senso un giornalista può essere, o meglio il nuovo giornalismo di cui parliamo, se nel 2020 ci sarà 20% di migranti in più, ebbene abbiamo tutto l'interesse, specialmente il mondo dell'informazione, a cominciare a cambiare il linguaggio che noi utilizziamo, perché noi non parliamo solo degli altri, ma in realtà quando parliamo degli altri, mi insegna la vecchia etnologia, parliamo di noi stessi. Nel mio giornale vi posso dire molto brevissimamente quello che abbiamo pensato di fare. Beh, nel mio giornale, da direttore, che significa avere anche un certo potere, non ho trovato, a dire la verità, grandissima difficoltà a dire che alcune parole, non, almeno fino a che sono direttrice, direttora, come mi chiamano alcune, fino a che dirigo io quel giornale, alcune parole non le voglio. Non in quel momento, ma per sempre, lo spero per loro, partendo da esempi, partendo da noi stessi, cioè noi calabresi questa volta. Basta guardare i media nazionali, se uno a Milano uccide una donna e un uomo in via della Spiga a Milano ha ammazzato la moglie, era di origine calabrese. Non è l'origine della persona che uccide, è la persona che uccide, mi capite? E questo vale in tutti gli ambiti, cioè il giornalismo, il comunicatore oggi, che voglia o no, ha una responsabilità immane, perché viviamo un mondo dove si è qualche cosa solo se si viene, scusatemi la deformazione della nostra bellissima lingua italiana, solo se si viene rappresentati, cioè si è solo se si vede e si tocca e si sente, si è quando si è comunicati, ed è non si ferma, nel senso che no, è un processo che non si fermerà, perché la geografia del mondo, la geografia umana è cambiata, è in continuo movimento e continuerà a cambiare. D'altronde, che volete che sia il lerciume nel quale quel inviato dell'Espresso, Fabrizio Gatti, che volete che sia quel lerciume per quel migrante lì dentro, dormire, toccare quel lerciume? È lerciume agli occhi di Gatti. È chiaro il concetto? Puzza al naso dell'Occidente. Urina per noi occidentali, ma per il migrante che è arrivato fin lì. E lo dicono, lo vedevo anche in alcune che avete filmati, che avete trasmesso oggi, c'era qualcuno che lo diceva: quando io arriverò sarà il paradiso, comunque sarà il paradiso.
Il giornalista ha il compito di trovare le parole giuste per farvi capire, farci, far avere a tutti quanti, capire il significato ulteriore, non la connotazione, non è, ma il referente, la cosa della quale stiamo parlando quando diciamo quelle cose lì. Questo è il compito difficilissimo e prossimo del giornalista. Quello che un po' a questo tavolo ci sono riusciti, prima facevo i complimenti a Belù per aver riscoperto quando le parole diventano, no, ipocrite, e i morti fantasmi, la nave fantasma, quando fantasma non c'è nessuno, fantasma è la politica che vuole che gli altri siano fantasmi. Grazie per adesso. Grazie a Genevieve Macapinghe anche per questa riflessione sulle parole. Le parole che uccidono, le parole sono importanti. Proviamo a cambiare il linguaggio che utilizziamo. Beh, noi adesso intanto cambiamo il linguaggio, nel senso che abbiamo un filmato di Luigi Pelazza, detto Pelo. Il filmato purtroppo per noi dura 25 minuti e quindi vedremo circa un quarto d'ora, e dopo, vabbè, dopo chiacchieriamo con lui su questo, come dire, che gli esperti di comunicazione chiamano infotainment, no? Informazione e intrattenimento, e anche questo è un linguaggio che dobbiamo seguire, perché oggi la società comunica anche attraverso queste modalità. E possiamo spegnere le luci e cominciare la proiezione, grazie. Allora Pelo, intanto, confidenzialmente, sì. Vabbè, intanto quanto tempo ci vuole a realizzare un'inchiesta come questa? Lì ci abbiamo messo quasi un mese. Fra riprese e montaggio? Sì, tutti e due, perché abbiamo fatto, nel montaggio ovviamente come si vede si parte dall'Italia e poi in Tunisia, in realtà abbiamo fatto al contrario. Prima dovevamo essere certi di trovare, che adesso non avete visto, magari qualcuno di loro si ricorda, lo scafista. Successivamente abbiamo noleggiato una barca a Lampedusa, siamo usciti in mare aperto per circa una settimana, la rotta era a 180 gradi verso Tunisia e cercavamo i clandestini. Finché un pescatore ci ha dato un'indicazione, e una notte, alle 2-3 di notte, via radio comunicavamo con i pescatori e abbiamo trovato la barca dove c'erano queste persone. Erano circa 250 persone su una barca di 25 metri. Sul posto c'era già la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera, perché una cosa che, se avete sentito, c'è una vera e propria organizzazione che pensa a tutto, a parte ovviamente prendere i soldi e cercare le persone da portare poi in Italia. C'è una persona che conosce il mare, addirittura hanno dei GPS portatili che poi gettano in mare, quindi sanno dove si trovano in ogni momento certe organizzazioni. Quando sono nelle acque internazionali, acque italiane, dove la Tunisia non può più intervenire, allora bloccano la nave, fermano il motore e aspettano, perché sanno che dalla nostra parte, dalla parte italiana, c'è un vero e proprio monitoraggio delle acque, e è solo una questione di ore e la capitaneria e la marina individuano sicuramente l'imbarcazione. Funziona in questa maniera. Noi siamo andati, siamo saliti poi sulla nave, abbiamo parlato con questi ragazzi, era il periodo dei mondiali, quindi conoscevano. La nave era abbandonata e c'erano già i primi soccorsi, quindi c'era già la Guardia Costiera, c'era già la Guardia di Finanza. Ecco, e lì abbiamo cercato così di capire e di raccontare un po' le loro storie. Ma i primi contatti dove li hai presi? Come facevi a avere i numeri di telefono? Certo, questo non lo possiamo dire, però no. Ovvio che partiamo sempre con un minimo, no?
Poi devo dire che io sono spesso e volentieri sono molto fortunato in queste cose, perché avevo un numero che poi non si è rivelato buono, ma ero in un hotel a Tunisi e lì ho conosciuto un ragazzo che lavorava in hotel, e una sera, siccome lo vedevo che era solo, non era sposato, l'ho invitato a cena. Siamo andati a cena a Mamet, no? Okay? E abbiamo cominciato a parlare e gli ho spiegato il motivo, no? Io sono a Tunisi perché vorrei fare questo, ho questo numero, però non mi risponde, mi dice sì, mi dà gli appuntamenti, non viene. Luigi, tu non preoccupare, tu fare, io tu dire, io fa, ecco, proprio così, no? E siamo diventati amici, e dopo, a distanza di 2 o 3 giorni, mi presenta il suo cugino che era avvocato, che conosceva un altro amico dell'amico, e siamo arrivati poi a quel ragazzo che avete visto, che lui aveva già pagato, purtroppo era arrivato in Italia, aveva avuto un piccolo problema legale, era stato rispedito in Tunisia e stava nuovamente provando a venire in Italia. Quindi a volte bisogna ovviamente non fermarsi, no, al primo scoglio, però bisogna anche avere fortuna. Voleva fare un piccolo contributo. Sì, no, perché sennò a me fai parlare soltanto di 10 anni fa. In realtà è utile, credo, riflettere su quello che sta avvenendo oggi. Lui ci ha presentato una vera inchiesta giornalistica fatta con uno stile particolare, ma che ha i connotati dell'inchiesta vera sul campo. Io credo che quella che è stata la storia dell'immigrazione in questo paese, un po' la conosciamo, credo che l'opinione pubblica italiana sia più consapevole di 10 anni fa, di 15 anni fa, che gradi di integrazione siano ormai acquisiti. Tanto è ancora da fare, naturalmente. Però ecco, io credo che per capire un po' in profondità che cosa sta avvenendo dobbiamo fare forse una considerazione ulteriore, perché io credo che siamo in presenza in questo momento di qualche cosa che sta cambiando il mondo, perché c'è uno scambio immateriale tra nazioni che sta cambiando il pianeta. Noi siamo abituati, eravamo abituati, l'uomo era abituato a scambiarsi merci. Oggi si scambiano merci e altro, e ci sono beni immateriali che stanno scompaginando il pianeta. Le relazioni fra le nazioni, l'abbattimento delle frontiere. E credo che questo valore immateriale innanzitutto sia legato proprio alla comunicazione. E questo è un dato nuovo, nuovo. Mi sono segnato alcune cifre e devo dire che io dal 2001 me le porto un po' nel portafoglio, perché lì è iniziato qualcosa di perverso che ha cercato di rallentare la corsa al cambiamento. Nel 1800 gli europei occupavano, controllavano il 35% delle terre emerse. Questo nel 1800. Nel 1878 gli europei occupavano o controllavano il 67% delle terre emerse del pianeta. Nel 1914 gli europei controllavano o occupavano l'84% della terra. E allora questo significa due cose. Primo, che noi in giro per il mondo già ci siamo stati con la nostra civiltà. Primo. Secondo, significa che noi abbiamo, che gli europei hanno occupato, controllato gran parte delle terre emerse del pianeta con qualcosa di molto materiale.
Ed era che cosa? Merci, tecnologie. E qui c'è una prima provocazione. Perché è vero che i connotati della globalizzazione sono da rivedere e da correggere. Però è anche vero che noi siamo quello che siamo e gli altri sono quello che sono, perché c'è stata questa storia, non un'altra storia. Perché ci sono state le tecnologie, queste tecnologie e non altre tecnologie. Perché c'è stato un possesso di beni e di tecnologie, per cui noi oggi siamo figli di questo. Come andare avanti? È questa la domanda che noi abbiamo di fronte. Agli storici la storia dell'immigrazione, a noi il futuro. E qual è il futuro? La rete delle comunicazioni in questo momento è un bene fortissimo che può essere al servizio del cambiamento. È questo un punto cruciale e diverso da quanto è stato finora. Pensate a cos'è stata in questi anni l'informazione nel nostro paese. Portatela in Europa, portatela nel mondo, portatela in Africa. Lo sapete su che cosa si sta ricalcando in maniera drammatica quello che è stato, quella che è stata la storia dell'informazione o dell'organizzazione dell'informazione in questi anni? Nell'acqua. Acqua e informazione oggi sono termini della stessa questione, e cioè la vita e il futuro. La vita e il sapere, la vita e la conoscenza. E non è un caso, e molti di voi forse saranno anche più informati di me, di quanto sta avvenendo in questo momento in tante zone del pianeta, dove l'acqua comincia a scarseggiare e comincia ad essere privatizzata in grandi dosi. Si privatizza l'informazione in mano di pochi e l'acqua, guarda caso, è in mani di pochi. I beni preziosi e così diversi che in realtà interrogano esattamente noi. C'era prima un assessore, non so dove è andato, se se n'è andato, ha detto voglio dare un'altra pennellata. Ecco, anch'io vorrei dare un'altra pennellata. Perché quanto ho ascoltato fino adesso mi ha convinto di una cosa straordinaria, che disse nel 1915 Jack London, un grandissimo europeo, perché non è solo l'autore di Zanna Bianca, ma è l'autore del Popolo dell'Abisso. Quando uscì il cinematografo, se ne uscì dicendo che le immagini animate abbattono le barriere. 1915. Le immagini animate, le chiamava così, abbattono le barriere. Il valore della comunicazione. Le immagini, la televisione, il cinema, l'informazione, sono strumenti per abbattere quelle barriere. Le barriere, aggiungeva, della povertà e dell'emarginazione. E quando si vede, quando si vedono, diceva Jack London, scene di guerra, si diventerà difensori della pace. Ecco perché abbiamo bisogno dell'informazione e della comunicazione. Ecco perché abbiamo bisogno del cinema e della televisione. Proprio per questo. Perché non siano solo esercizi di stile, ma siano strumenti capaci di cambiarci.
di cambiarci. C'è un vecchio detto che usavano i comunicatori alcuni anni fa. La televisione, una finestra sul mondo, la finestra nel salotto di casa, tu accendi la televisione, guardi lontano, addirittura c'è una definizione di Wim Wenders che dice televisione, vedere da vicino cose lontane. È tutto giusto, è tutto giusto. Accendere quello strumento significa essere anche un po' garantiti su chi quelle immagini le trasmette. Ecco perché occorre in un paese come il nostro più pluralismo, perché quelle immagini ci portino davvero lontano, ci portino al fondo delle questioni e non soltanto in apparenza, anche se poi, e lo ricorderete, dopo questi comunicatori che teorizzavano la finestra sul mondo, è arrivato Calvino e Palomar, che ci hanno insegnato anche a guardare dentro la stanza, perché noi abbiamo bisogno di guardare lontano, ma anche di guardarci, perché abbiamo bisogno anche noi, che stiamo dentro la stanza, di cambiare molto. Grazie. Grazie. Beh, io direi... Vediamo il filmato di Davide che dura 8 minuti e poi diamo la parola a voi, intanto così elaborate già qualche domanda rispetto alle numerose sollecitazioni che abbiamo sentito in quest'ora e mezza. Prego. La cosa che, alla quale io tengo, ma per un motivo semplice, è il titolo. Il titolo. Perché in realtà al TG1 questa questione l'abbiamo discussa molto. Perché ricorderete che importanti organi di informazione si erano scagliati in un primo momento contro questo ragazzo. Questo ragazzo che stava in Tunisia, se questo ragazzo non fosse stato in Tunisia, probabilmente la vicenda di Erba avrebbe preso tutt'altra piega. E allora ne abbiamo discusso, insomma in qualche modo ci sembrava non un risarcimento, ma un modo per testimoniare, ecco, un'indignazione. Poi è evidente che le interviste che si riferiscono a fatti di cronaca vanno contestualizzate, così come aveva fatto grande scalpore il papà della moglie che subito aveva perdonato, anche diciamo eccedendo nei toni, no? Invece lui veniva messo in contrasto al suo, insomma. Ecco. Però il fatto, diciamo, di un giornalismo molto superficiale e disattento, che addirittura riesce a individuare colpevoli prima del tempo, ecco, questa qui è una cosa che ci indignò moltissimo. Aggiungere qualcosa? Ma io ho un caso analogo, magari a Zuz, non lo stavo raccontando lei prima. L'anno scorso ci siamo occupati di un ragazzo camerunense che è stato accusato dal suo cugino di avergli violentato la figlia. Allora, subito ci racconta questa cosa, anche per noi delicata, un tema che non trattiamo quasi mai. Però lui aveva delle carte, tramite un suo legale ci fa vedere le carte, quindi cominciamo a mettere i tasselli e capiamo che magari questo ragazzo ha ragione. Questo ragazzo si è fatto 4 anni di carcere in Italia, li ha scontati per intero, avrebbe potuto patteggiare, ne avrebbe fatti la metà, non ha accettato perché dentro di lui non aveva fatto niente. Siamo andati a Douala, in Camerun, e lì piano piano, prima siamo andati in ospedale dove era nata questa bambina che era stata violentata, e lì scopriamo che non era nata quel giorno, quindi aveva un'altra età. Lui avrebbe fatto meno carcere se avessero capito la vera età della bambina. Quella non era la figlia del cugino che accusava questo ragazzo. Ecco, abbiamo messo assieme diverse cose. E adesso il Tribunale di Brescia sta riesaminando il caso. Ecco, però un altro caso dove questo ragazzo, solo perché aveva un piccolo precedente penale come Azzurro, precedente di droga ed extracomunitario,
è stato subito additato. Anche qui questo ragazzo aveva partecipato ad una rissa, poi che l'avesse fatto o meno non è importante, aveva un piccolo precedente penale, allora lì subito la magistratura, i carabinieri, chi ha fatto l'indagine in maniera molto superficiale, ha creduto al cugino e subito è stato additato, e non solo, lui ha fatto veramente carcere, 4 anni di carcere per niente, voglio dire. Solo una battuta. Prego, prego, prego. Beh, naturalmente è molto bello anche questo tipo di giornalismo, anche quel giornalismo che ha il coraggio di chiedere scusa a nome di tutti, dopo, come ha fatto Davide nel suo servizio, nel suo reportage. Però il bigliettino l'ho mandato a Davide, se vuole lo può leggere, se non lo dico io. La cosa che temo è che prima della fine 2007 io Azuz lo vedo o a Grande Fratello o a Isola dei Famosi. Scusate per la battuta, ma la penso veramente. Sì, prego. No, io volevo fare una considerazione, diciamo, generale, cioè che va riferita oltre anche a queste questioni qua, cioè il caso di Azusa, avevamo avuto un altro caso qualche tempo prima, non dimentichiamo che Erika e Omar, Erika accusò, no, degli albanesi, e cioè non vorrei essere frainteso, io credo che questi casi sono clamorosi, diciamo, no? Cioè abbiamo una persona che è innocente e appunto per sua fortuna si trovava addirittura in un altro continente e quindi, diciamo, ha evitato il carcere, se non probabilmente prima di scoprire l'innocenza sarebbe trascorso un po' di tempo. Ma questi sono casi veramente clamorosi, appunto, altro che scusaci, causa per risarcimento danni e così via. E io penso che in generale il nostro paese abbia un po' questo problema, che quando ha a che fare con una questione complicata, alla fine, per sua fortuna o per sua, non si sa se sia una fortuna o una sfortuna, io credo che alla lunga sia una sfortuna, incontra delle situazioni così estreme che in un certo senso depotenziano poi il dibattito e poi la complessità del dibattito. Voglio dire, adesso non vorrei che apparisse una ossessione, ma nel momento in cui esiste una figura, ripeto, come Borghezio, no? È evidente che davanti a una figura del genere è molto complicato porsi in modo articolato e dialettico delle questioni che riguardano il razzismo, eccetera, perché davanti a uno come Borghezio ognuno di noi, diciamo, si sente un po' migliore, cioè è difficile, per lo stesso motivo per cui se uno si trova a tavola e mangia magari coi gomiti sul tavolo, però ha davanti uno che ogni boccone fa un rutto, dice: beh, io tutto sommato così. Ecco, questi casi sono così clamorosi che è ovviamente importantissimo denunciarli, ma io penso che il problema si ponga poi in una quotidianità dove ci sono tante sottili sfumature, ed è lì, è in quella quotidianità che poi alla fine si manifesta poi il nostro razzismo quotidiano in parole, in gesti, in piccole cose. Allora, l'informazione, perché parlavamo dell'informazione, che può fare? Ma io credo che ci sia un problema che riguarda l'informazione in generale, non soltanto rispetto alla questione dell'immigrazione, e cioè che esiste ormai una tale enorme quantità di fonti di informazione che sia, e quindi una tale così assoluta quantità di notizie, che alla fine c'è una
un inseguimento al sparare più in alto possibile, a cercare la notizia delle notizie. Alla fine le notizie finiscono, nel senso che alla fine non c'è una cosa che è più di una certa altra cosa. Alla fine c'è purtroppo e sempre e tragicamente l'uomo nella sua quotidianità, che è quello che poi alla fine chi fa l'informazione deve raccontare. E a maggior ragione, secondo me, in una situazione dove hai tante fonti di informazione, chi fa professionalmente l'informazione deve fare la fatica non tanto più di dare la notizia, perché comunque poi cavolo la notizia arriva, deve far la fatica di raccontare la dinamica della notizia, di spiegare il processo, di spiegare come le cose succedono. Quando parlavi di Jack London, il popolo dell'abisso è la dimostrazione di questa, del risultato che dà questa fatica, cioè si chiama osservazione partecipata, è quello che fa Fabrizio Gatti. Si tratta di stare dentro una situazione e poi di, come dire, metabolizzarla e poi ributtarla fuori spiegando tutto quanto il processo. Ma il problema allora qual è? E concludo. Il problema è forse quello di avere, va bene, intanto sì, il tempo materiale di fare questo di oltre alle capacità, ma poi anche di avere il tempo d'ascolto da parte delle persone. Cioè io mi domando se il ruolo di chi fa informazione oggi sia prevalentemente o soprattutto quello di raccontare le cose oppure anche di partecipare alla cura di un disturbo dell'attenzione che ha la collettività. Ecco, penso che sia questo il problema, cioè di ridare il tempo all'informazione. Molto importante. Posso aggiungere una cosa? Poi, perché molto giusto quello che diceva Giovanni, ma poi però, ecco, se questa analisi è esatta, poi esistono anche le dinamiche politiche, le dinamiche sociali, che non vanno sottovalutate, perché poi quelle creano consenso, dissenso. Faccio un esempio. 15 giorni fa a Roma c'è una grande questione, la questione si chiama Rom, Campi Rom. Come tutti quelli che vanno a Roma vedono nelle strade consolari, arrivando in città, accampamenti. Lì, accampamenti. Io non sono razzista, però i zingari. E campi molto disastrati. Idea della politica, trasferiamoli. Faccio una premessa, ma è proprio una fesseria, cioè così naturalmente non si possono tenere, bisogna fare qualcosa. Cosa bisogna fare? Rimettere a posto quelle aree. Per rimettere a posto quelle aree bisogna trasferirli, questo il ragionamento, diciamo, della politica. Che cosa ha pensato la politica? Di trasferirne 200 in un paese del Viterbese che si chiama Barbarano, dove abitano 350 1000 persone, un migliaio di persone. Non è una buona idea che ha avuto la politica. Allora che cosa hanno deciso? Che di incontrarsi con gli amministratori di questo paesino, i quali hanno detto che se ciò avveniva avrebbero bloccato ad libitum la strada, la ferrovia e compagnia cantando. Adesso, forse io poi gliel'avrei anche mandati, visto che è un'amministrazione di destra, però questo non può essere educativo, al contrario. È un'operazione sbagliata, è un'operazione sbagliata che crea tensione. Intorno a che cosa? A un
concetto importante come quello dell'accoglienza. E allora la politica deve avere sapienza, perché altrimenti si crea dissenso. E creare dissenso significa creare tensione, significa allontanare, non avvicinare. E allora la responsabilità della politica, tu citi sempre Borghezio, ma è importantissima. Ecco perché uno dei compiti storici in questo momento, non so se tu Giovanni sei d'accordo, dell'informazione italiana è sostenere la nascita di una nuova classe dirigente. Che cosa e di che cosa noi abbiamo bisogno oggi? Abbiamo bisogno di televisione che riesca a fare iniezioni di nuova classe dirigente, a presentare i giovani, a mettersi in... No, noi abbiamo bisogno di questo. E uno dei compiti della televisione, ma credo naturalmente di tutta la macchina dell'informazione, è quello di battere questo tasto. Noi un po' ce lo stiamo ponendo, dove lavoro io, e cioè riuscire a tirar fuori opinioni, giovani scrittori, giovani giornalisti, giovani commentatori, perché un paese che non fa questo e che non ha degli strumenti di comunicazione che in qualche modo... mettano in circolo idee nuove, è un paese morto. E la sensazione di tutti quelli che ci guardano da lontano è di un paese fortemente in declino. Dobbiamo invertire la tendenza. E allora ci sono le grandi questioni del mondo e poi ci sono le grandi questioni di questo paese, che sono la politica, che sono la classe dirigente di questo paese, che sono le regole, che sono i diritti. Credo che tutto questo non debba essere mai sottovalutato e non è una cosa più importante dell'altra, perché altrimenti si rischia di ritrovarci con un paese in declino che si spegne lentamente, cosa che almeno in questo riusciamo a dare una bellissima sensazione.